Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Eurokai. Oggi riprendiamo la nostra piccola avventura con Farlon Siles, con il nostro piccolo avventuriero che sta cercando casa. Allora, siamo arrivati in un nuovo bioma, chiamiamolo bioma. Ed è più, tutto più rilassante, tutto più bello. Pronti a caricare? Aspetta, no, stiamo ancora qua, abbiamo il vento a favore. Siamo in mezzo alla neve, se non mi sbaglio. Sì, è neve, per forza. Ok, questo lo carichiamo pure. E andiamo. Spingiamo, spingiamo. Non penso che questo sia un posto vivibile. Ok, carichiamo. Mettete qua. Carica. Mettiamone un altro, che qua stiamo finendo tutto. Diamo una bella spinta. Ok, io mi andrei a prendere il barilotto che sta sopra, questo qua. Ce lo scendiamo giù. No, abbiamo abbassato le leve come dei scemi. Ce le rialziamo subito, anche perché abbiamo il vento a favore, quindi. Ah, non l'ho fatta apposta. Ok. Scendiamo. Sta pure nevicando. Questo paesaggio è davvero, davvero bello, mi piace. Ok, questo lo teniamo qua pronto. Pronti a dare la spintarella. No, 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 mi sa che non ce lo prende. Ferma, 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 ferma. Prendiamoci questa. Cos'è? Vabbè, qualsiasi cosa sia, ce la prendiamo. Ok, questo ce lo carichiamo. Questo lo attiviamo. Questo lo mettiamo qua. Prima di partire. Vabbè, partiamo solo con le vele. Questo lo prendiamo prima che cade. E ce lo mettiamo qui pure. E andiamo. Spingiamo. A tutta birra. A tutta birra. Qui non sembra esserci per niente nessuna forma di vita. L'abbiamo intrapresa solo per un tratto. Quasi all'inizio della partita. Spingi, spingi. Che qua c'è un. Qua spacchiamo tutto. Esatto, sfondiamo tutte cose. Proseguiamo. Spero che non dobbiamo fermarci. Qua c'è un ponticello. Discesa. Si va a palla. E intanto abbiamo fatto 2 km e mezzo con questo piccoletto. Ok, qua ci fermiamo sicuro. Boom. Spacchiamo tutto. Ok. Siamo scesi qua in mezzo. Sta a posto? Ok, vorrei prendere quella scatola che sta là sotto. Ok, saliamo. Questa la mettiamo qua. Diamo la carica. Questa la mettiamo qua. Ci prendiamo anche questo, ne approfittiamo. No, ho sbagliato, cazzarola. Ho messo una carica in più, vabbè. Ce la siamo mangiata. Allora, che devo fare io qua? Scusa, ma se io provo a spingere, perché c'è la barca qui? La barchetta. Via, 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 via. Questa lasciamola qui. Anche la piantina. Se io provo a spingere. Ah, ok, si sposta. Si sposta. Ok. Così abbiamo la sola più. Ah, ok, eravamo incastrati semplicemente.
Ok, ora posso scendere. Aspetta, fatemi capire. Io devo aprire quella. Vediamo se posso fare. Addirittura me la tiro. Ok. Ok. Tiriamocela. Penso che così basta. Saliamo di qua. C'è l'acqua che... Cioè è una... Allora, c'è un tubo che butta l'acqua, ma forse dobbiamo aiutarlo noi con la nostra? Perché non è abbastanza a far girare quella... quell'ingranaggio. Ah, ok. Ok, fino a quanto ce lo possiamo portare questo? Vabbè, lo lasciamo, dai. Ok. Perfetto. Così saliamo. Esco. E ora dobbiamo andare di là. Ok, questo immagino che si deve attaccare qui. E quindi... proviamo a spingere. Allora, intanto togliamo questo. Ok, proviamo a spingere. Vediamo che succede. No. Penso che... ok, ce lo dobbiamo tirare. Vediamo che succede. Così? Cioè che cambia? Ah, ok. Abbiamo smollato là sotto. E noi ce ne saliamo. E quindi... penso debba abbassare la level o ce la facciamo anche così? Proviamo. Magari non ci sono... non capisco se è un ostacolo, non credo. Allora... questo lo mettiamo così. Diamogli la bottarella. E dai. A palla stiamo andando. Questo lo mettiamo qua. Andiamo ancora a palla. Abbiamo il vento a favore. Stiamo andando velocissimi, raga. 2 chilometri. Pronti a caricare? No! Ma perché so? Ok. Si è pure rotto. Ok, ripariamo questo e poi quello. Dai. Dove siamo? In una fabbrica meno trasandata di quelle che abbiamo visto in passato. Questo ce lo prendiamo. Ce lo mettiamo qua. E vediamo, andiamo un po' avanti, vediamo che succede. Penso che ci fermiamo arrivati qua. Ok. Penso che questo lo dobbiamo mandare avanti, no? E come? Aspetta, no. Ok. L'abbiamo agganciato. Vediamo che succede.
Lo spingiamo? Di poco proprio. E meglio una botta. Serve un botto di carburante così. Vai, vai, vai. Penso dobbiamo fare così, raga. Così però stiamo a... Finiamo tutte cose. Ci muoviamo di pochissimo. Io ho paura che non è questa la... Se non è così abbiamo sprecato un mare di carburante. Diamogli il turbo. Raga, non c'è rimasto niente come carburante ormai. Abbiamo giusto la sedia qua, la barchetta e la radio. Mettiamogli questa. Abbiamo finito tutto. Non mi dico, io la radio non gliela voglio mettere. Ma veramente? Mettiamo anche questa. Dai. Forse è esagerato a metterle tutte e due insieme. Può essere? Io la vedo ancora lontana la... La via. Aspettiamo che si sovraccarica per bene. E andiamo. Ok, ci abbiamo ancora una sedia. Poi c'è la campanella, la barchetta. Vediamo quanto dà la sedia. Dai, 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 dai. Spingi, spingi, spingi. Vai tu. Metà. Ma la strada qua è lunga. Cioè stiamo slittando come le bestie. Abbiamo finito la roba. Mettiamo di questa. Dai. Le vele sono spianate, ma vabbè, non c'è vento, quindi non servono cazzo di niente. Dai che dopo vedo una leggera discesa, siamo in una leggera salita. Vai, 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 spingi, spingi, spingi. E abbiamo finito le robe, raga. C'è la campanella, la andiamo a mettere ora. Vediamo quanto ci dà. Sì, ok, ci dà energia. Metà. Vedo della roba. Allora, intanto facciamo una cosa. Questo lo attiviamo. Non so se consuma energia, sinceramente. Per quando passiamo da là, così li prendiamo. Dai. Una spinta. Ci siamo. Se no li prendo a piedi, raga. No, non me li fa prendere. Ah, io pensavo fosse... Beh, intanto stiamo andando in discesa. Ok, c'è un barilotto. Ce lo prendiamo. Mentre che facciamo la discesa. Siamo abbassate pure le vele.
Ok, ora dovremmo esserci. Abbiamo bandato qualcosa, quindi dovremmo andare spediti. Mettiamo qua il carburante e via. Mettiamoci la visuale lontana. Dai, dai, che siamo a corto di carburante. Spero di trovare qualcosa. Siamo veramente a secco, raga. Secco di tutto. Oh, non c'è niente. Ah no, c'è una roba. Aspettate, aspettate, aspettate. Accendiamo questo. Ok, questo ce lo mettiamo qua. Andiamo, andiamo, andiamo senza fermarci, dai, no. Ok. Una bella spinta qua. Raga, sono a secco, ho finito tutto. Quasi. Qua c'è il ghiaccio? È ghiaccio questo? Dimmi che c'è altro. Ok, c'è. Abbiamo il vento a favore, io sono un cretino. Aspetta, aspetta, aspetta. Alziamo le vele. Proprio ora che possiamo. Ok. Stiamo andando, dai, stiamo andando. Abbiamo finito tutto però. Aia. Questo robo gigantesco. Ok, dobbiamo scendere e abbassare su questo tasto. Ok. Un attimo, pensavo che non funzionasse, raga. Ok, stiamo salendo. Stiamo salendo. Dobbiamo trovare benza, cioè casse di legno, qualcosa, se no è finita. Ok. Non posso andare? Devo andare da su. Andiamo da su. Ah, aspetta, che cosa ho visto? Non l'avevo visto prima. Ci prendiamo subito questo. Ci serve come il pane, raga, come il pane. E me lo caricherei pure subito. Quattro. Vai, siamo proprio a secco. No. Ferma, se no sprechiamo carburante. Allora, che dobbiamo fare qui? Da qua non possiamo salire da nessuna parte. Allora, forse ho un'idea. Perché io la vedo un pezzo di grata, o quello che è, che si sta... cioè che è staccato, potremmo salire da lì. Quindi io mi tiro questo. Con che forza me lo sto tirando io da solo? Peserò 500 grammi io da solo contro un 10 quintali di macchinario qua. Vabbè, ok. Saliamo. Ok. Avviciniamo la visuale. Come si fa così? Ok. Perfetto. Vediamo che c'è prima qua in basso. Niente che possiamo raccogliere. Perché io vorrei trovare anche materiale per proseguire il viaggio. Abbiamo solo una tanica in questo momento. Che ho fatto? Ok, là vedo una tanica. Qui si è abbassata una cosa, quindi dovremmo proseguire di qua. O no? Scusami. Ah, dobbiamo
Risaliamo di qua. Ah, di qua. Ok, così scendiamo. E questo sembra tipo... Non possiamo salire, no? E qua no. Di là non ci possiamo andare. Wow, ok, questa è la struttura dove siamo noi dentro. Questo è il progetto con l'inventore. E questa è una macchina simile alla nostra. Questo qua c'è un barilotto che a noi serve come il pane. Aspetta, ce lo portiamo. Anche se non ho capito. Aspetta. Lo lasciamo qui. Ok, così ci possiamo salire. Perfetto. Passiamo questo. Questo. E questo. Quindi che succede? Ok, è partita ragazzi. Non lo sto più controllando io. Io voglio quel barilotto, mi serve. Siamo a secco. Non mi dire che questa cosa si sposta. Da come vedo là nei disegni, ha delle gambe, infatti. No, raga. C'ha la benza pure questo e va da solo. Tipo la nostra, però più grande. Fighissimo. Fighissimo. Bello. Certo, inquinerà un botto, però. È il Titanic in versione terrestre. Si è rotto. Come il Titanic, esatto. E quindi ora che faccio? Lo devo riparare? Esce fumo. Allora io questo per sicurezza me lo porto. Questo che saltiamo in aria se c'è incendio. E me lo metto qua dentro. Subito, subito. Ok. Fammi vedere cosa... Allora, penso che devo andare avanti comunque. Magari lo posso riparare con l'acqua e spengo il fuoco. Pronto a fermarmi. No, ma qua non possiamo andare. Sbagliato, ok. Andiamo di qua. Vediamo che... Io qua non ci arrivo con l'acqua, vero? Proviamo. Penso di sì, dai, è lunga la pompa. Sì, sì. Allora, secondo me se vado... Ed è una bella botta. Lo sfonno. Esatto. Fermati. Ok. Ora lo spengo. Ok, andiamo. Sbagliato, scusa. No. Così va? Stiamo spegnendo? Ok. Qua vedo un gancio. Io non lo porterei qua. Qua sopra non ci possiamo salire. E tiriamo. Allora. Saliamo di qua.
Scendiamo qui. Con questo penso che azioniamo il motore, no? Ok, è a carburante questo che gli sto dando? Ok, uno è abbassato, ne devo abbassare un altro. Vediamo. Qua c'è. È bello questo. Aspetta. Che fa? Riporto così questi. Beh, questo mi serve per forza. Questo lo lasciamo qua. C'è un casino. Non ho capito questo qua come lo abbasso. Ma noi in tutto ciò stiamo andando avanti? Non ho capito. Che cazzo è successo? Ah, dobbiamo scendere. Ok, dobbiamo portare questo su. Per portarlo su, come facciamo? Allora, dobbiamo intanto spostare per risalire noi. Allora, per spostare sto robot ci mette un'eternità per spostare la nostra macchina. Capisco che ha le ruote che peserà 1000 volte più di sto coso. Perdiamo un sacco di tempo. Ok. Ci sarà un gancio da qualche parte. Penso dobbiamo usare il nostro. No, cazzo. Ma qui? Non ci possiamo andare? No. Ok. Andiamo di qua. Ci prendiamo questo. Scendiamo. Piano piano. Ok, ora saliamo e ce lo tiriamo su. Lo buttiamo giù come secondo carburante, immagino, per questo mega giga macchinario. Spero di qua. Vai, tira, tira. Ok. Mettiamolo qua sotto. Perfetto. E ora saliamo e schiacciamo. E dovremmo esserci. No, non volevo alzare le vele. Scendiamo. Bene. Quello si dovrebbe abbassare. Giusto? Noi intanto ci avanziamo un pochettino. Poco poco. Non facciamo troppo. Perché ora qua ci fermiamo. Fermati, fermati, fermati. Proviamo. No, fermati, fermati, fermati. Così consumiamo solo benza. Ok, ora torniamo di qua. Cazzo, la devo fare ora. Penso che devo scendere. Ora, così l'avviamo invece. Giusto? Esatto. Questa ce la portiamo indietro. A posto, ci stiamo muovendo, ci muoviamo. Ok, questo lo lasciamo qua e andiamo, pure noi, ci muoviamo. Vediamo dove. Stiamo finendo la benza.
Aiuto. Dobbiamo uscire di qua? Allora, intanto si è rotta, la dobbiamo riparare. Ripariamo. Ok. Vediamo se è come dico io. Ci dobbiamo buttare di sotto. No. Dobbiamo fare. Ok, più andiamo indietro più si grandisce la visuale. Non sto capendo. È giusto così, no? Stiamo lasciando il Titanic, proprio il Titanic. Abbiamo preso l'iceberg, lo scoglio. Solo che no, è uguale al Titanic, solo che non c'è il mare. Per il resto è quello. Sono tutti morti, infatti non c'è nessuno sopravvissuto. Ok, ora possiamo andare. Io ho sprecato un po' di benza per niente, perché volevo sfondare sto portello. Ok, andiamo. Andiamo. Tutto in discesa, amico mio. Siamo sempre in zona di neve, montagne. Boom, io sparo pure le vee, tutto. Ok, cosa c'è qua? Attiva. Oh, che fortuna. Ok, questo lo mettiamo qua. Sparatelo. Oh. Ok. Terremoto. Il vulcano sta eruttando. No. Via. Che figo però, raga. Troppo bello. Troppo. Wow. Veramente fantastico. Però ce la dobbiamo scappare, no? Bellissimo. Non vedevo un giochino così da... fatto bene proprio. Ok. Non vedo niente. Aiuto. Penso che si stanno rompendo le cose, ok. Sono rotte le vele. Però io devo qua... No! No raga, no. Cazzo, e mo? Devo scendere? No, si è rotto tutto. Si è rotto tutto. Fermi. Ok, sì, questo me lo porto, ma... che... ma va? Oh va! Però poi non posso caricare più niente. No, niente, non lo posso manco riparare. Cazzarola, e mo? Lasciamo. Possiamo proseguire a piedi? No, non penso che lo posso riparare io da solo così. È giusto così che vado? Io provo, raga. No. Intanto qua io non mi ero accorto che c'era un disegnino con... penso sia lui e suo papà. Magari l'hanno costruito insieme. Che cosa tenera. Vorrei provare a prendere... ok, vediamo se riusciamo a tirarcelo. Piano piano. Sì. Ce lo portiamo noi a spalla. Il lato positivo è che adesso pesa la metà. Perché l'altra metà l'abbiamo lasciata. Cosa carina. Che bravo lui.
Non so se sto facendo la cosa giusta a tirarmelo. E alla fine comunque è come se fosse un po' la nostra casa, mica la possiamo andare, lo possiamo abbandonare sto robo. Ce la dobbiamo portare appresso, c'è la nostra stanzetta, il nostro letto. No. Penso che stiamo andando nella direzione giusta però. Aspetta. No, la discesa no. Perché sento questa canzoncina. Se lo tiriamo troppo non... più di qua non va. Non capisco, raga. Ci dobbiamo tirare stando attenti. Allora, le vele ce le abbiamo alla fine. Abbiamo il vento a favore per quanto può significare in queste condizioni avere il vento a favore. Perché se tiro troppo si stacca. Ok. Raga, l'unica cosa è provare, non lo so. Basso le vele e le riattacco. Ah no, così si può. Ok, abbiamo trovato la soluzione. Ok, era questa, andare a vela. Stiamo con piede una ciabatta, non si è fermata. Più di così non va. Perché si è rotta la corda per attaccare. Ok, si è ripresa. Non abbiamo concluso niente, sto posto è desolato. Ok, dobbiamo toglierle quando inizia a strisciare. Non dobbiamo esagerare, dobbiamo tenere in equilibrio. Se no poi si ferma. Ok, c'è una moto, raga. Un trattore. Credo sia un trattore. Con le vele. Forse è roba come, cioè, come quello che abbiamo noi. Stessi macchinari. Mezzi di trasporto. Ok, raga, qua c'è il mare. Se non ci andavamo prima, non penso che ci andiamo ora, che siamo sfornati. Oddio. No, ci fermiamo. Capolinea? E qua ci sono delle casse. Aspetta, io. Se le mettono vuol dire che ancora noi le possiamo usare. Boh, non c'è come andare. Non posso passare. Intanto lo sblocco. Ciao, gabbiano. Ok, le devo mettere qua. Proviamo. Ok, gliene devo mettere di più. Gliel'ho messo. Ancora? Ok, io lo metto tutto. Tanto non penso che a noi serva più alla fine. Cioè, la parte che pompava il motore si era rotta. Tanto l'inquadratura si allarga. Siamo rimasti così? Io nella... cioè non posso fare nient'altro. Non posso neanche più avvicinare la visuale, non posso fare niente, posso solo saltare. Tutto nel fuoco, no? Il nostro mezzo di trasporto si è bloccato, non ci possiamo più entrare. Penso sia... finito così. Ma non capisco il senso. Mi ha acceso un fuoco per mandare un segnale. Provo a... No, si sta oscurando tutto. Non posso fare niente, non posso entrare. Ma questo lo posso usare però. No. Si è alzata la marea intanto.
O è impressione mia? Sì. È diventata notte. Raga, aspettiamo insieme. Vediamo che succede. Dai, non penso che finisca così. Così. No, raga, è finito così? Abbiamo fatto un lungo viaggio per accendere un fuoco dall'altra parte del mondo? A meno che non siamo andati a bruciare le ceneri di nostro padre, ma non ho visto nessuna cenere e non capisco perché bruciarle lì. Cioè, magari lì, ok. Però non ha fatto capire. Boh. Ok, questi sono i titoli di coda. Ormai li aspetto tutti per sicurezza, magari. C'è un finale alternativo o qualcosa che ci spiega meglio. Allora, il gioco mi è piaciuto molto, sia come design, come musiche molto belle, come giocabilità, i comandi. Davvero molto bello. Spero di trovarne altri, così spero che ne faranno altri. Sicuramente uscirà il secondo episodio. Di questo qui non vedo l'ora di giocarlo. Ok, raga, il gioco finisce qua, purtroppo, perché mi stava piacendo un sacco. E noi ci rivediamo per una nuova avventura, per una nuova serie. A presto, ciao ciao.